Andiamo a Roma per ringraziare il Papa, lo dice Monsignor Matteo Zuppi nell'intervista rilasciata a Bologna 7 in vista del pellegrinaggio in Vaticano che sabato mobiliterà migliaia di bolognesi e cesenati nella restituzione della visita di Francesco il 1° ottobre scorso. Quando uno ringrazia, dice ancora l'arcivescovo Zuppi, si rende anche conto del dono che ha ricevuto, in particolare per quanto ci riguarda, per essere venuto a concludere l'anno del congresso eucaristico diocesano, che è stato importante, fondativo per certi aspetti nella storia recente della Chiesa di Bologna. È stato infatti il centro propulsore di tanta riflessione, di tante scelte, di tanta consapevolezza che ci ha insegnato che al centro di tutto c'è Cristo e la sua presenza nell'Eucaristia. E poi ringraziamo il Papa perché è venuto a celebrare la prima Domenica della Parola che lui stesso ha istituito proprio a Bologna, una città che ha vissuto tanto della centralità della parola e dell'Eucaristia. L'incontro avverrà nella cornice del Sagrato della Basilica Vaticana sabato 21 aprile. Durante l'attesa del Papa verranno ripercorsi i momenti salienti della visita di Francesco nelle due diocesi con l'aiuto di alcuni testimoni. Dopo l'incontro i due vescovi concelebreranno sull'altare allestito in piazza San Pietro la Santa Messa votiva di San Pietro con i sacerdoti presenti. A Roma, prosegue Monsignor Zuppi, ci saranno tante persone che hanno vissuto, anche con sensibilità diverse, la visita del Papa come un momento importante di consapevolezza. La presenza di tanti rappresentanti delle istituzioni, di tanti cittadini che hanno voluto unirsi direttamente, mi sembra che sia la risposta di tutta la città alla visita del Papa. Sono numerosi i media, le radio e le televisioni che seguiranno l'evento in diretta.